Buonasera telespettatori di L'Aquila al Centro e di Rete 8. Oggi siamo a Capitignano, un comune a una trentina di chilometri dall'Aquila, nella parte nord-ovest della città, un comune diciamo forse più vicino al Lazio che alla città dell'Aquila. Però al di là di questo, siamo venuti qui per fare un po' il punto della ricostruzione di Capitignano, che è un comune colpito due volte dal terremoto negli ultimi anni, nel 2009 e poi forse anche in maniera peggiore nel 2016 e 2017, come ad esempio Campotosto, Montreale, che sono i comuni qui più vicini. Siamo nella sala consiliare del comune di Campotosto e in nostra compagnia, il nostro ospite, anzi noi siamo ospiti suoi, è il sindaco Franco Pucci, sindaco da un anno e mezzo circa. Allora, con il sindaco Pucci vogliamo parlare innanzitutto delle problematiche più evidenti, quindi la ricostruzione privata, la ricostruzione delle chiese, che anche qui è all'anno zero, la viabilità. Oggi arrivare a Capitignano è ancora complicato perché c'è un cantiere che, quando finirà il cantiere, la viabilità dovrebbe essere molto, molto meglio. E poi parleremo di un bel progetto del comune di Capitignano per, come dire, dare un futuro a questi posti. E infine, con lo storico, parleremo della storia di Capitignano e di una curiosità qui di Capitignano che si riferisce in particolare all'arcinoto Palazzo Vicci. Sindaco, allora, una cosa alla volta, cominciamo dalla ricostruzione privata, dacci qualche elemento e qualche numero. Buongiorno, grazie Giustino della tua presenza oggi a Capitignano, grazie. Beh, la ricostruzione privata oggi ci sono segnali ottimi, nel senso che abbiamo avuto tante problematiche dal 2016 in poi, perché come sapete benissimo Capitignano naviga sul doppio cratere, quindi abbiamo passato due anni per capire come far camminare le due norme. Dopo che abbiamo sistemato la doppia norma, abbiamo dovuto affrontare in modo determinato le faglie attive e capaci, un tema che nel 2018 ha bloccato completamente la ricostruzione privata e pubblica del 75% del territorio, quindi qualsiasi tipo di iniziativa edile era bloccata. Fortunatamente nel 2022, nel febbraio, abbiamo avuto il decreto liberatorio di questo tema, che veramente è stato dannoso, che non ha permesso a Capitignano nemmeno di sfruttare una pratica sugli incentivi, anche quelli completamente bloccati, quindi è stato un dramma per noi. Io pensavo di aver risolto tutto, invece non è così. Poi, appena chiuso le faglie, siamo dovuti confrontare con l'aumento delle materie prime, quindi una battaglia per chiedere gli aumenti, che l'abbiamo ottenuti del 20% su quello che erano i quadri economici delle pratiche sisma. Poi, ecco, come sapete benissimo, c'è il tema del super bonus, ad oggi non risolto, prolungato fino al 2025, ma si creano le condizioni di sconto in fattura, insomma il votare, dare i soldi reali alle imprese. Questo pregiudica non solo la ricostruzione a Capitignano, ma su tutto il cratere, che oggi è una norma fondamentale per compensare e per adeguare in modo efficace e definitivo questi immobili. E su questo, secondo me, dovremmo chiedere come sindaci a giorni un incontro con le istituzioni sovracomunali per cercare una svolta decisiva. Ecco, il sindaco ci ha detto due o tre cose che magari adesso chiarisco meglio per chi non è all'interno dei meccanismi della ricostruzione. Il doppio cratere ha comportato che a un certo punto non si sapeva se la ricostruzione o la ristrutturazione dovesse essere finanziata con i fondi del 2009 o con quelli stanziati poi nel 2016. Poi si è trovata una soluzione, nel senso che se c'è un aggravamento rispetto al danno del 2009, a quel punto si rientra nei fondi del 2016, altrimenti si resta in quelli del 2009. Però per uscire da questo labirinto, insomma, ci è voluto un sacco di tempo. Le faglie attive, anche questo è un problema che non riguarda solo Capitignano, ma riguarda tutta l'Alta Valle del Laterno, compreso Pizzoli ad esempio. Che significa? Significa che si è dovuto chiarire, stabilire se una casa poteva essere ricostruita in un certo posto, se quel posto avesse o meno una faglia attiva. Faglia attiva significa che se fa un terremoto questa faglia parte e succede il macello. E poi vabbè, del super bonus è una vicenda anche abbastanza recente. Un'altra questione
sindaco che sta creando molti, ma molti ritardi, è quella delle chiese. Anche qui a Capitignano, prima dell'inizio del nostro incontro, mi dicevi ci sono 11 chiese e tutte 11 chiese inagibili. Oggi c'è uno spiraglio, nel senso che con la normativa 2016 può intervenire l'ufficio speciale o addirittura anche le diocesi in qualche modo. Com'è la situazione? Sì, ben detto Giustino, sì. Oggi c'è uno spiraglio, oggi posso ufficializzare delle notizie importanti per il nostro comune per quanto riguarda questi beni ecclesiastici. Come hai detto tu, abbiamo 11 chiese tutte inagibili. Abbiamo la chiesa Madonna degli Angeli sull'ordinanza 38. Proprio la settimana scorsa ho avuto un incontro in diocesi dove mi rassicurano che a giorni daranno l'incarico di progettazione il santuario che è a ridosso del centro storico. Ma la notizia più importante è che la chiesa di San Flaviano, Siena del 1400, tra l'altro una delle chiese più antiche del nostro territorio, che è in carico come è soggetto attuatore alla USRA dell'Aquila, il 20 si chiude la gara per quanto riguarda la progettazione. Là abbiamo fatto un lavoro costante da parte della mia amministrazione, seguita direttamente per sbloccare questa situazione. Questo voglio ringraziare gli uffici dell'Aquila Lusda, in modo particolare Salvo Provenzano e il RUP e l'ingegnere Davide Canizzaro. Proprio martedì abbiamo un sopralluogo, penso con i progettisti incaricati di redigere il progetto definitivo esecutivo, quindi stileremo un cronoprogramma, penso che prima del fine del mandato la riconsegnerò alla mia popolazione. Sindaco, i fondi aperti sono tanti, no? Abbiamo detto la ricostruzione privata, la ricostruzione pubblica, anche qui noi adesso siamo nella sala consigliare, ma fuori le finestre vediamo l'imbarcatura, quindi anche questo edificio insomma sta avendo dei restauri, diciamo restauri non strutturali, perché se no non potevamo stare qui dentro, ma insomma comunque degli interventi. Un altro fronte che si è aperto da qualche mese, diciamo da un paio d'anni, è il famoso piano nazionale, il PNRR e il piano complementare che sta dentro il PNRR, ma è diciamo focalizzato sui crateri sismici 2009 e 2016. Proprio ieri, spulciando sulla pagina Facebook del Comune, ho visto che avete pubblicato un elenco di interventi da finanziare col PNRR. Ecco, dici qualcosa di più. Sì, queste sono l'imbalcatura che vedete, la misura del complementare PNRR, dove abbiamo individuato due fabbricati comuni dove è possibile la rifunzionalizzazione, attiveremo la rifunzionalizzazione. E per quanto riguarda la rigenerazione urbana, andremo a realizzare un parco innovativo nelle pertinenze della chiesa di San Flaviano e abbiamo interventi su tutto il territorio, quindi un piano fondane sulla riqualificazione, ma anche una rigenerazione per quanto riguarda le pertinenze di Palazzo Nervegni, un altro bene monumentale che è inagibile ma con danni lievi, che a più presto verrà anche questo riconsegnato alla comunità. Sì, allora abbiamo parlato delle questioni strutturali, degli edifici, del cemento, insomma dei mattoni, però Capitignano è un posto bellissimo, si trova in questa piana che si apre appunto fra i monti qui dell'Aquilano e del confine con il Lazio, un territorio storicamente sempre molto importante anche dal punto di vista economico. Oggi per arrivare a Capitignano si fa un po' di difficoltà. Io e Donatello Ricci stamattina ci siamo persi, ma non lo diciamo perché sembra incredibile perdersi fra Montereale e Capitignano, però può succedere. E ecco il problema della viabilità, cioè se non si arriva bene in un posto è difficile valorizzare quel posto. Sì, la viabilità ormai è un problema annoso, nel senso che io faccio l'amministratore al comune di Capitignano dal 1993, quindi mi ricordo benissimo le petizioni fatte, non solo, anche dai colleghi sindaci ci sono stati prima di me, e io ho sempre sostenuto per quanto riguarda la realizzazione della dorsale L'Aquila Matrice.
L'Aquila Matrice, qual era la finalità? Era di collegare l'Alto Sangro, passando per la Piana di Navelli, per l'Aquila, passando per Amatrice e collegarci con i mondi sibillini, con la parte marchigiana, la parte industriale che contava, la Salaria che è fondamentale. Oggi purtroppo, ahimè, ancora abbiamo il terzo lotto che è quasi in via di definizione, che sarebbe San Bellino Marana. Come avete visto, i lavori sono quasi in stato finale, sono rimasti il 5% di lavoro che praticamente sono solo gli asfalti. Invece sul quarto lotto, la galleria che attraversa la frazione di Marana, purtroppo oggi ancora i lavori sono fermi. Io un paio di mesi fa ho fatto un incontro qua con i tecnici della Toto, dove mi avevano assicurato che entro fine marzo sarebbero iniziati i lavori con tutto a pieno organico, ma ad oggi ancora questo non è stato attuato. Però mi sono sentito proprio l'altro giorno con la Toto, mi hanno rassicurato che a giorni ripartono con i lavori, quindi per ultimarli entro l'estate. E questo è un tema. Per quanto riguarda invece il quinto lotto che va da Capitignano a Roccapassa, che sarebbe il confine regionale, già abbiamo la ditta vincitrice dell'appalto che dovrebbe ultimare i lavori entro il 2025. Questa grazie alla misura 4.4 sempre del fondo complementare da parte della struttura commissariale. Ma il problema è un altro: proprio nella settimana scorsa mi sono incontrata da Matrice e con il sindaco Cortellesi, dove abbiamo telefonato al sindaco dell'Aquila assieme, dove ci siamo raccordati per una riunione con tutti i sindaci, perché dobbiamo in qualche modo poi dalla fine di competenza dell'Abruzzo arrivare fino ad Amatrice e naturalmente fino alla Salaria. Loro dalla loro parte hanno appaltato la variante di Amatrice che va dall'ospedale allo scoiattolo, che è quel piccolo laghetto all'ingresso di Amatrice, il famoso ponte della Rinascita, ma non è sufficiente. Noi dobbiamo sistemare tutta la dorsale 260 che ad oggi è chiusa. Noi per andare ad Amatrice dobbiamo fare il giro di Sky o addirittura il giro di Poggio Cancelli, perché c'è una frana che ancora non viene riparata, quindi la viabilità la va ripristinata, quindi bisogna concordare e fare un piano comune. E io quello che ho suggerito al sindaco di Amatrice, tra l'altro è un amico, di istituire una conferenza permanente dei sindaci affinché in questi anni lavoriamo per l'ultimazione di queste infrastrutture fondamentali per uno scambio commerciale, ma anche per uno scambio turistico. Oggi noi non possiamo staccarci dall'Aquila assolutamente come comune e nemmeno da Amatrice, quindi è fondamentale che questa infrastruttura venga terminata nei prossimi 4-5 anni, anche per la competenza della Regione Lazio. Ritorno un attimo, se posso, sulla domanda prima del fondo complementare, Giustino. Una parte interventi l'abbiamo fatta anche sul campo sportivo, perché c'è bisogno di una rigenerazione. Là a giorni daremo via l'erbificazione di tutto il campo, quindi è una rimodellata a quello che è l'assetto del campo, anche con la costruzione di un campo da padel. Quindi ecco, tutte queste attività che stiamo facendo in questi mesi è come un contenitore. Noi stiamo preparando questo contenitore, però ci vogliono le anime e soprattutto creare anche posti di lavoro alternativi a quello che è oggi l'edilizia. Ecco, sindaco, tu sei arrivato, diciamo, a un altro punto fondamentale, perché abbiamo detto dobbiamo fare, dobbiamo costruire, dobbiamo fare le strade, dobbiamo fare mille cose, però poi se questi paesi si spopolano, tutto questo rischia di essere vano e magari soltanto uno sperpero di soldi. Ecco, su questo recentemente voi qui a Capitignano avete presentato un'iniziativa che, diciamo, dal punto di vista del titolo si chiama coprogettazione partecipativa. Secondo me è successo anche un piccolo miracolo, perché non sempre nei piccoli paesi e nei comuni succede. Cioè voi siete riusciti a mettere insieme tutte le associazioni del paese, che non sono poche, e ha detto: guardate, o lavoriamo tutti insieme o se no qui non si va da nessuna parte. Ecco, ci vuoi raccontare un po' questo progetto, come è nato e che cos'è? Ma questo è un progetto nato, uno dei miei primi provvedimenti da sindaco, una delle prime giunte, se non, penso anche la prima, è stato quello di trovare un professionista insieme con l'assessore Fulvimari, che si è occupato direttamente di questo progetto. E un progetto, trovare un professionista dove ci aiutava a ricoinvolgere la popolazione anche nelle scelte amministrative.
la copartecipazione su tutti i progetti. Questo che ha suscitato nei mesi, innanzitutto il professionista ha fatto tanti questionari online, quindi tanta adesione, ma poi tante riunioni che ha portato a riparlarci, a riconfrontarci e anche a ridare interesse per il nostro paese. Noi da 35 anni fa che non avevamo la Prologo, e si è ricostituita anche la Prologo insieme alle altre associazioni, Associazione Alpini, Capitonius, Associazione Calcio, la stessa Confraternita che gestisce il Santuario della Madonna degli Angeli. Si sta ricreando un'atmosfera, insomma, di fare delle situazioni per la comunità, ma questo non è sufficiente. Naturalmente in queste riunioni, in questi questionari, la volontà della popolazione di Capitegnano era quella di guardare sull'agricoltura. Ci dice la popolazione che l'agricoltura andrebbe riportata al centro dell'economia. Noi come comune, proprio nei giorni scorsi ho parlato con l'assessore Imbrutente, ma anche col sottosegretario Luigi Teramo, noi abbiamo un problema fondiario, quindi abbiamo dei frazionamenti della piana che non ci permette a volte di fare un tipo di coltivazione anche a rotazione, quindi questo è un problema che dovremo cercare di risolvere nei prossimi mesi. E come comune ci siamo subito attivati di fare la Deco. Difatti siamo a lavorare con la Deco, abbiamo lavorato col comune di Amatrice di fare una Deco forse anche comune, quindi questo progetto pensiamo di ultimarlo nei prossimi 90 giorni, di approvare in consiglio comunale 4-5 prodotti, tra cui il cece, il fagiolo, la patata e la pastinaca. E poi vedremo di aggiungere. Pastinaca, sì. Tipo carota, no? Sì, è un tubero tipo carota, una carota gialla che viene utilizzata anche nelle sette pietanze del cenone di Natale, quindi è conosciuta solo a Capitegnano, quindi si coltiva solo da noi. Sindaco, dal punto di vista economico, quindi abbiamo capito che l'agricoltura comunque, soprattutto magari l'agricoltura di nicchia, di alcuni prodotti particolari, è fondamentale. Ma parte dell'agricoltura, qui che tipo di attività, non so se industriali, artigianali, ci sono e che possono avere un futuro? Beh, naturalmente, come ho detto prima, noi oggi l'80% dell'economia è dalla ricostruzione, dall'edilizia, quindi oggi fortunatamente che abbiamo delle aziende locali dove lavorano la maggior parte dei nostri ragazzi, dei nostri capi famiglia, quindi è l'edilizia. Naturalmente questo sarà un discorso che non durerà a vita e noi dobbiamo essere bravi in questi mesi a trovare, a creare le condizioni per un'economia alternativa, insieme all'agricoltura, a un turismo che non sia solo un turismo lento, che abbiamo tanti sentieri, dobbiamo valorizzare, tanti cammini, i PIT, secondo me sarà il cammino dei Normandi dove dobbiamo dare tante energie che può portare tante persone. E anche un turismo culturale. Noi abbiamo due palazzi importanti come Palazzo Ricci e Palazzo Nelvendi che dobbiamo valorizzare con turismo culturale. Quindi io in questi 5 anni lavorerò affinché questi due immobili monumentali riusciremo a fare progetti seri guardando un turismo culturale. Questa è la volontà dell'amministrazione in questi mesi che verranno. Sindaco, ti faccio un'ultima domanda. Io credo che per fare il sindaco, per farlo bene, per farlo con passione, si hanno dei sogni, no? Magari di notte ci si sogna un paese rinato, bellissimo, eccetera. Quali sono i sogni di Franco Volpi? Beh, i sogni quali sono? Naturalmente di ritrovare la flotta di gente degli anni 90. Questo è l'obiettivo di chi fa il sindaco, di creare posti di lavoro e naturalmente di rivedere il paese ricostruito. Io torno sulla ricostruzione privata. Oggi mi adopero a 360 gradi. La mia giornata da sindaco finisce al momento che chiudo gli occhi per dormire. Ieri sera con l'ultimo progettista mi sono sentito alle 10.30, alle 22.30, quindi metto a disposizione. Il mio sogno è chiudere questa ricostruzione epocale, dove riniziare il turismo di rientro, dove ricreare un centro storico di una certa importanza, perché insieme alla ricostruzione oggi stiamo andando avanti col PNC, con l'ordinanza 129, Capitegnano oggi metterà in gambo i primi lotti di progettazione, già sono già partiti. Per quanto riguarda i sottoservizi, torno all'Aquila e rifiorita dove sono stati fatti i sottoservizi, Giustino, quindi il mio obiettivo è fare i sottoservizi,
rigenerazione delle pavimentazioni, quindi abbiamo dei soldi importanti già assegnati che determineranno secondo me il cambiamento di Capitignano. Insieme a questo naturalmente dobbiamo guardare anche al volano. Il volano qual è? Dell'economia, ma non solo di Capitignano, è il lago di Campodosto. Noi là ci dobbiamo confrontare con gli altri sindaci. Che non è solo di Campodosto, ma è di tutto il circondario. Di tutto il circondario, quindi è di tutti noi, quindi il volano per il turismo è il lago di Campodosto. Noi abbiamo la fortuna di avere una parte di quel lago, Giustino, la parte di Macioni è parte comunale di Capitignano. Abbiamo un'attività, l'unica attività dove si fa campeggia, l'agricampeggio Cardito. Abbiamo una strada purtroppo, ahimè, franata con le ultime alluvioni, la famosa corta delle svolte di Lima, che purtroppo oggi è chiusa, c'è un danno importante, però posso anche rassicurare i miei concittadini, sto lavorando, già un progetto che approverò in giunta nei prossimi mesi al massimo, che sottoporrò alla struttura commissariale, perché sto lavorando anche sul PSR è il piano di sviluppo di ricostruzione. Capitignano ha la fortuna di stare all'interno di questi 56 comuni e di avere questo strumento, un'ordinanza speciale, quindi questa, siccome che è strategica, e anche il terremoto ha fatto i suoi danni su questa strada, quindi molto probabilmente entro fine anno sicuramente avremo delle risposte importanti anche sulla strada del Monte. Allora, io ringrazio il sindaco Franco Pucci che ci ha fatto un quadro completo e ci ha parlato sostanzialmente chiaramente dell'attualità, ma ci ha parlato anche del futuro, o almeno di quello che si immagina e si spera. Adesso facciamo negli ultimi 5 minuti un tuffo nella storia di Capitignano e abbiamo con noi Mauro Cioffetelli, che ha scritto un bel libro su Capitignano. Naturalmente non ce lo potrà raccontare tutto, ma insomma ci racconterà alcune cose con un focus particolare su Palazzo Ricci, che già il sindaco ha accennato. Qui vicino a me c'è Mauro Cioffetelli, lo storico di Capitignano. Come vedete ho in mano un libro che Cioffetelli ha pubblicato non molto tempo fa e che è uno dei primi libri che parla della storia di Capitignano in maniera compiuta, perché ci diceva Mauro prima che su Capitignano finora non c'era molto, giusto? Non c'era molto in che senso? Non c'era molta storia, non c'era molta... La storia ci sta a Capitignano. È che, non è stata ricostruita, non è stata scritta. Non è stata scritta, perché è un mondo tutto da scoprire, per cui io invito archeologi, storici, gente di cultura a scoprire finalmente questo territorio. Quello che voglio dire è che quando passo a San Belino con la macchina, a me mi sembra come di trovare una porta che ci porta al mondo dell'Alta Valle della Terna, un mondo che sinceramente non è stato da nessuno approfondito dal punto di vista storico, diciamo. Eppure Capitignano già esisteva prima che nascesse la città dell'Aquila, prima che nascesse Monte Reale. E di Capitignano si parla già dall'892 d.C. E poi prima di Capitignano c'era Noveri, molto importante, dove c'era il Gastaldo, per cui è un mondo tutto da scoprire. Quindi Capitignano, come dire, fa parte della storia di questo territorio e attraversa, appunto, hai citato i Longobardi evidentemente. Poi... Ma di questo territorio, anche parte del Monte Realese, anche dell'Aquilano, perché allora l'Aquila, non c'è. Se è vero come la storia cita, che è nata nel 1254, certo. Io ci tengo a dire anche un'altra cosa. Dico. Che i storici aquilani... parlano della storia dell'Aquila e dell'inizio della storia dell'Aquila, nata nel 1254 con la costruzione della città, distrutta da Manfredi nel 1259, però non dico una cosa importantissima, non aggiungono mai una cosa che può essere utile, che Monte Reale è stato edificato come l'Aquila nel 1254, è stato distrutto come l'Aquila nel 1259, è diviso in quattro quarti come è divisa l'Aquila e quindi non è solo l'Aquila che faceva da baluardo allo Stato Pontificio, ma per me era l'Aquila e Monte Reale
che poi ci stanno una trentina di chilometri di distanza. E poi, questo, secondo Montreale, me, Montreale e l'Aquila sono accomunati anche dalla figura di Margherita d'Austria, no? Cioè, questa, Margherita che naturalmente d'Austria ha vissuto 20 più tarda, giorni a Montreale, esatto, tra l'altro. Esatto. Allora, Franco, io vorrei chiudere questa puntata parlando di un palazzo importante di Capitignano, notissimo, di cui si sa abbastanza, Palazzo Ricci. Palazzo Ricci, diciamo che basta consultare qualsiasi testo o su internet, eccetera, c'è scritta una cosa di cui tu mi hai detto non sei troppo convinto, però la diciamo lo stesso, cioè Palazzo Ricci alla fine del Settecento probabilmente è stata residenza estiva, o comunque Papa Pio VI, che è stato Papa per molti anni, poi è morto in Francia, prigioniero dei francesi, e veniva qui a passare, diciamo, le vacanze. Ecco, questo è quello che si dice. Tu mi hai detto non ci sono documenti che lo attestano. Io non ho trovato documenti. Però, ecco, di che cosa si può dire di Palazzo Ricci? Palazzo Ricci, che cosa si può dire? Io ho cercato tutta la storia del Palazzo Ricci e sta in questo libro. E se vogliamo proprio ripercorrerla, possiamo dire che Ricci da Montechiaro è venuto a Montereale, ha incontrato una donna che gli stava bene, si è sposato, ha edificato il palazzo riutilizzando le pietre del Castello Buono che sta qua sopra, e poi i loro figli, siccome nel 500 Montereale era la seconda, terza città dell'Abruzzo ulteriore, citeriore, quello che è, e quindi i fasti stavano a Montereale, e uno dei loro figli ha costruito un palazzo a Montereale, sembra un Palazzo Ricci con lo stesso stemma, fronte e il riccio sotto, rami con le fronte d'oro. E questo palazzo, praticamente si sono spostati là alla fine del 500, sono spostati a Montereale, e là hanno vissuto i loro grandi fasti. E con il terremoto 1703, il loro palazzo è precipitato, è stato danneggiato seriamente, certo, e esatto. Poi è stato ricostruito successivamente, pare anche per interessamento di Pio VI. Col terremoto del 1703 i Ricci sono andati a Rieti, stati per un po' di tempo a Rieti, dove c'erano un altro palazzo nel frattempo, perché loro, essendo molto religiosi, si erano comprati un altro palazzo in quel luogo. E però là Rieti è una città abbastanza umida, quindi e poi i loro interessi stavano qua nella conca di Montereale. Quindi dopo qualche mese sono tornati al palazzo di Mopolino, e il terremoto non gli aveva fatto tanto, quindi l'avevano riparato, sono tornati qua, e quindi è iniziata la grande storia dei Ricci, della parte più nobile dei Ricci, nel Capitignanese. Qua è nato Angelo Maria Ricci, qua è venuto il Liar, qua si dice, e poi tutto quello che hai detto tu, che sul Papa, sul Papa, Canova, Thorvaldsen, tutti questi personaggi qua, pare che c'è chi dice che siano venuti qua, comunque erano amici di famiglia. In ogni caso. Ecco, allora Mauro, chiudiamo con... Vabbè, Palazzo Ricci ce l'hai descritto, ci hai detto un po' qual è la storia, è una storia ricchissima praticamente. Oggi, sono anche guardi del Manenti, fra l'altro. Certo, bisogna dire... Oggi dobbiamo dire, per correttezza, Palazzo Ricci è un palazzo privato, a fianco c'è una cappella che... San Domenico. Che praticamente è una cappella che è un po' della diocesi, è un po' della proprietà Ricci. C'è stata una recente sentenza di Cassazione che non ha chiarito benissimo qual è la proprietà, ma questo conta poco, perché la cappella comunque è frequentata dagli abitanti di Capitignano, e quando vogliono ci possono andare, anche se adesso è inagibile, come ci ha detto il sindaco. Allora, vi abbiamo raccontato un po' di Capitignano, un po' della sua storia, soprattutto dell'attualità, soprattutto dei progetti che ci sono. È un posto appunto bello da vedere, bello da venirci, soprattutto magari una bella giornata e soprattutto d'estate. Detto questo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Sì.